Silva, se può essere breve, e tasse, sì, prego. Brevissimo, l'onorevole Calenda ha detto non abbiamo sostenuto l'acciaio in tanti anni. Esatto, non l'avete sostenuto in tanti anni l'acciaio. No. Ora, è stato lei ministro dell'industria, non sono stato io. Ho fatto mettere le tasse. Oh, ho fatto mettere i dazi. Quello che voglio dire è che la realtà geopolitica della produzione di questo materiale significa che noi oggi lo produciamo in una maniera totalmente diversa. Quello stabilimento lì, ad Ilva, prima o poi tornerà ad essere un problema con questo investitore o con un altro. Io voglio evitare che questo si crei. È tornato ad essere un problema domani mattina. C'è un impianto a Taranto che rimane lì fermo, dove nessuno fa una bonifica perché costano l'ira di Dio di soldi, che continuerà a inquinare come Bagnoli, mentre tutto il mondo, gli impianti industriali dell'acciaio si rifanno e si fanno ripartire. Tra l'altro in quel caso l'AIA, l'autorizzazione ambientale, era la più stringente che c'è oggi nel mondo. E allora noi stiamo perdendo la prima acciaieria europea, il primo investimento nel Mezzogiorno, quando la Svimez dice che siamo sotto zero, cacciando un investitore da 4,2 miliardi senza avere un piano alternativo né per il lavoro, né per le bonifiche, né per la riconversione. Loro l'hanno sempre detto, dov'è la novità? Loro l'hanno sempre detto, la novità è che Di Maio ha confermato lo scudo, l'accordo con Mittal, confermato lo scudo penale, cioè Di Maio ha confermato ogni singola cosa di questo accordo. Dopodiché a un certo punto, siccome la Lezzi si deve candidare a fare il presidente della regione Puglia, perché questa è la storia, presenta una mozione e il PD e Italia Viva, che nella loro vita passano le giornate a discutere sul nulla, hanno deciso di votarla di facendo l'accordo. C'è del vero? Questa è la storia.